Una vittoria aver conservato l'ospedale di Cava dei Tirreni, come sostiene il sindaco e la maggioranza del Consiglio Comunale, o una presa in giro, come sostengono le opposizioni. Durissimo lo scontro nel Consiglio Comunale di lunedì scorso, durante la discussione sulla bozza dell'atto aziendale dell'azienda universitaria ospedaliera Ruggi d'Aragona, che ha previsto per il nosocomio cavese la nascita di un dipartimento per la donna, dal punto nascita alla chirurgia per la cura dei tumori al seno, ma ha cancellato, come sostengono le opposizioni, due reparti d'eccellenza come la cardiologia e l'ortopedia, trasformandoli in semplici moduli all'interno della medicina generale. Il sindaco ha risposto in un'aula abbandonata dai consiglieri di maggioranza che la nuova bozza dell'atto aziendale prevede, oltre ad una divisione dipartimentale di pediatria, 4 posti letto per la rianimazione, 8 per la chirurgia, un reparto di dermatologia, un ambulatorio ortopedico ed un modulo di cardiologia nell'ambito della medicina generale, oltre al pronto soccorso H24 e la sede universitaria, per un totale di 97 posti letto. La non discussione, come prevista dall'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si è velocemente conclusa con le accuse delle opposizioni del tentativo di svuotare di fatto l'ospedale cavese di quelle professionalità e soprattutto di quei servizi più utili non solo per la città di Cava dei Tirreni, ma anche per tutta la costiera amalfitana, il cui territorio ricade sul presidio ospedaliero cavese. Entro i prossimi 20 giorni, assicurano le opposizioni, ci sarà un nuovo Consiglio Comunale, questa volta monotematico sull'argomento e questa volta con la mobilitazione anche dei cittadini.